Fanno un controllo, sei risate. Professore, questa volta gli va bene, eh? Sì, grazie. Buongiorno. Svizzero, 196,83. Professore, sì? C'è un caso urgente, è arrivato proprio adesso, un incidente d'auto. Per fortuna abbiamo il gruppo sanguigno. L'elettrocardiogramma glielo stanno facendo. Età? 22 anni, ferita profonda all'addome e purtroppo frattura cranica con sospetta lesione del lobo temporale destro. Preparatelo. Va bene, professore. 104,55. Corona svedese, 142, 142. Corona norvegese, 108. 108. Scellino austriaco, 33,27. E scudo portoghese, 25,70. Pronto con il tampone. Svelto, svelto. Può agulare. Allarga. Forbici. Bisogna agire contemporaneamente. Cosa mi dà? Svelta, per Dio!
Sì? Ah, sei tu. Non lo so. È una situazione molto difficile. Ma io so cosa fare. Però mi serve il tuo aiuto. No, non mi ha ancora chiamato. D'accordo, d'accordo. Ma se crede di liquidarmi così facilmente si sbaglia. Ora devo lasciarti. C'è Evelyn in casa, non posso parlare. Ciao. Era lui? No, uno sbaglio. Ah. Credi ancora che ti telefonerà? Non lo so, non credo. Questa mattina doveva operare. Forse non ne avrai tempo. Il tuo tempo? Dove lo metti? Non credi di averne già perso abbastanza con lui? Non sono affari che ti riguardano. Tutto ciò che fai mi riguarda. Mettitelo bene in testa. Se mi avessi dato ascolto, oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Ma se è per averti dato ascolto che mi trovo così, neanche fossi una puttana da quattro soldi. Daniela, lo sai che non tollero questo linguaggio. E pianta! Me li sbatto i tuoi moralismi e i tuoi buoni consigli. La verità è che da quando ti sei ficcata in testa che me lo devo sposare, è solo per i suoi soldi. Fra me e Andrea si è guastato tutto. Michelotti, la dottoressa è sospesa dal servizio in sala operatoria. Professore, le posso chiedere il motivo di questa sua decisione? Ho sempre detto che i ferri e le garze vanno contati prima e dopo ogni intervento. Ma, professore, in tutta quella fretta non è stato possibile effettuare il controllo. Creda, la prego. Del resto non era mai accaduto prima. E poi lei lo sa, questo è compito dell'infermiera. La responsabilità è del medico, non degli infermieri. Professore, allora? Il ragazzo non va lasciato solo neanche un momento. Provvedi tu a fargli delle trasfusioni di sangue. Voglio sapere quello che succede ogni due ore. Nel caso che la pressione si abbassi, chiamami immediatamente. Adesso ho un appuntamento importante al ministero e non posso mancare. Mi terrò in contatto con te telefonicamente. Ti lascerò un recapito così saprai dove trovarmi. D'accordo, professore. Comunque dopo le 21 sono a casa. Prego, si accomodi. Ebbene, professore? Non si preoccupi, eccellenza. L'operazione è riuscita. Non sciolgo ancora la prognosi, sì, però clinicamente possiamo considerarlo fuori pericolo. Attende, prego. Professore, è per lei, la signorina Daniela. Se si salverà, potranno esserci delle conseguenze. Beh, speriamo proprio di no. Mi scusi, eccellenza. Pronto? Quante volte devo dirti di non disturbarmi almeno quando lavoro? No, non ti riguarda. È una cosa che devo sbrigare da solo. Facciamo la guerra! No, facciamo giro giro tondo. Giro giro tondo. Casca il mondo. Casca la terra. Giro giro tondo. Thank you.
Non erano i patti. Allora, sono stufo di dover ripetere sempre le stesse cose. Mi fai trovare in casa mia scoperta, a culo di fuori come una puttana qualsiasi. Vattene. Mi sono spiegato. È meglio che te ne vai subito di corsa. Ti sbatto fuori a calci. Così come sei a calci, hai capito? Da quando ti hanno messa fuori, non fai che rompermi le scatole. Ma se speri che ci rimettiamo insieme, perdi il tuo tempo. Sei fuori strada, cara mia, fuori strada. È inutile che ti metti delle illusioni in quella testa bacata che hai. Ma spegni quel maledetto giradischi. Ma come devo dirtelo che non voglio più avere a che fare con te? Hai sempre tentato di soffocare ogni mia iniziativa. Mi stai addosso, mi appesti, come una sanguisuga. Tutto quello che ho fatto non è mai andato bene per te. Sono stufo, lo capisci? E di questo matrimonio basta, non se ne parli più. Mi stai a sentire almeno? E di qualcosa. Questo tuo silenzio mi ha sempre fatto esasperare. E già, tu sei la vittima, vero? Una povera vittima. La bestia sono io, è così. E allora? Vuoi che te lo faccia uscire io il fiato? O preferisci che ti strappi la lingua? Vuoi deciderti sì o no? Vuoi rispondere? Non rispondi! Non possiamo più andare avanti così. Qualsiasi cosa, pur di trovare una soluzione. Hai capito?
Praticate un taglio a Y rovesciata sul pericardio. Disarticolazione clavicolare omerale per asportazione degli arti superiori. Taglio mediano longitudinale fino alla sinfisi pubblica. Ora si dovrà agire sulle ossa.
Voglio parlare con Daniela. Non c'è. Ma dove vai? Ti ho detto che non c'è. Contenta adesso? Dov'è andata? E lo vieni a chiedere a me? A che ora vi siete lasciati? Ma chi l'ha vista? Non è venuta per niente. Come non è venuta? Ti dico che qui non ha messo piede per niente. So che è stata qui da te. Stammi a sentire. Tra te e Daniela mi avete reso la vita impossibile. Io con i matti non ci voglio avere a che fare, hai capito? E allora, per favore, spiegami come mai la sua auto è parcheggiata qui fuori. Non lo so. Sei certa che sia la sua? Sarà un'altra, uguale. Farai bene a cercarti una scusa migliore. Potrebbe servirti. Augurati che non le sia successo qualcosa. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ha visto cosa scrivo nei giornali? Dicono che se il ragazzo non capitava nelle sue mani, ci avrebbe rimesso la pelle. I giornali, dice. I giornali tirano sempre conclusioni troppo affrettate. Bene. Per favore, mi faccia avere subito le cartelle dei pazienti del primo piano. Le ho già preparate, professore. Ti ho telefonato 2 o 3 volte ieri sera. Ho staccato il telefono, ero un po' stanco. Venga, sorella. Ah, finalmente, professore. Ne faccia la cortesia, glielo dica lei all'infermiera. Ma come glielo devo dire, che io le supposte nulla reggo più? Va bene, le faremo fare delle iniezioni, è contento? Oh, dico, ha capito? Sia tranquillo, ho detto che le faremo delle iniezioni, ha capito? Già, sempre nel culo me la devo prendere io, Dio benedetto. Su, adesso calmo, buono, Ma che cosa fa? Fuma adesso? Io? No. Ma lo sa che in ospedale è proibito fumare? Una spippatina ogni tanto. Va bene, va bene. Io le faccio fare una bella cura di Rovigon, così potrà funzionare ancora con sua moglie, no, è contento? No, sì, con mia moglie, no. Ci pensi lei, dottore? Quanto si ne pagano? È io che torno so a vederlo domani mattina. Meglio la pipa! Meglio la pipa, dottore, glielo assicuro io. Professore, come sta? Si è ripreso bene, entrate pure. Grazie, professore. Niente. Il 22 ha passato una notte abbastanza tranquilla. Il 27 invece ha avuto ancora degli attacchi. Forse sarà necessario quell'intervento. Non credo anche. Professore? Se lei lo crede opportuno, potrei occuparmene io. Ho già provveduto alle analisi. Sì, sì, ma sarà bene vederlo prima. Di qua, vero? Sì, di qua. Fatemi vedere la cartella. Professore, mi scusi. C'è un signore che le vuole parlare. Ha detto che è una cosa assolutamente riservata. L'ho fatto accomodare nel suo studio. Righetti, per favore, continui pure lei. Io torno subito. Va bene, professore. Buongiorno. Buongiorno. Professore, mi spiace disturbarla e farle perdere il suo tempo prezioso. Sono l'ispettore Garrano, della Questura Centrale. Mi dica. Vorrei alcune informazioni. Se posso, ben volentieri. Ma a che proposito? Ecco, vede, si è presentata da noi una certa Evelyn Gherardi, letteralmente sconvolta, ed ha denunciato la scomparsa di Daniela Gherardi, sua sorella o sorellastra, se ho ben capito. Lei le conosce, vero? Sì, certo. Siamo amici. Ah, prego. Grazie. Sa, mi è toccata questa grana. È una piccola inchiesta, devo pur farla.
Perciò sono qui, sperando che lei voglia aiutarmi, professore. Molto volentieri. Si accomodi. Mi perdoni se scenderò in particolari un po' intimi. Di che tipo erano o sono i suoi rapporti con Daniela, intendo? Ma del tipo più comune. Non troppo importante, direi. E poi possiamo anche considerarli finiti. Sa come vanno queste cose? Ah, sì. Così non vi frequentate più? No. E quando l'ha vista l'ultima volta? Beh, l'ho sentita per telefono un paio di giorni fa. Scusi, professore, vista, dico. Come faccio a ricordarlo? Dunque, sì, sì, mi sembra una settimana fa. Perché quella tale, Evelyn, sostiene che lei sia stato l'ultimo a vederla? Può essere. Da quanto tempo sarebbe scomparsa Daniela? Esattamente da 2 giorni. 2 giorni, eh? Ah. Io l'ho vista una settimana fa. Mi sembra impossibile che nel frattempo non l'abbia vista nessun altro. Beve qualcosa? No, grazie. Del resto non mi sembra che sia il caso di preoccuparsi. Perché? L'ha già fatto altre volte? Ecco, da un po' di tempo Daniela non va troppo d'accordo con la sorella. La sorellastra. E ogni tanto sparisce senza dire niente a nessuno per andarsene a riposare. Direi meglio, una disintossicazione da presenza. In effetti l'ho subito pensato anch'io. E poi Daniela non credo sia più una bambina. Non lo credo neanch'io. Bene. Mi rendo conto che le ho fatto perdere del tempo. E anche di questo mi scuso, professore. Di niente, ispettore. Speriamo soltanto che la ragazza si rifaccia viva. Speriamo. Ah, dimenticavo. C'è un altro particolare. Saprebbe dirmi perché la macchina di Daniela è parcheggiata sotto la sua abitazione? Sì, ora che me lo dice ricordo di averla notata anch'io. Non so proprio spiegarmelo. Peccato. Sarà certamente una stupida coincidenza. Un falso indizio, come diciamo noi. Andrea, ci sono... Mi scusi, professore. Volevo dire che sono pronte le analisi del ragazzo. Bene, professore. Arrivederla. Arrivederla. Signorina? Qualcosa non va. Andrea? No, no, tutto normale. Chi ha dato quelle chiavi? Daniela, se ti interessa. Quando? Perché è importante? No, non è importante. Voglio solo sapere che cosa sei venuta a fare in casa mia. Ero curiosa di vedere come stai. Male, eh? Sembri molto nervoso. Non c'è proprio ragione. Dici? Ma forse ti ha scosso l'interrogatorio dell'ispettore. Già. Cosa sei andata a raccontare a quel poliziotto? La verità, Andrea. Nient'altro. Ma quale verità? Che Daniela non è più tornata dopo essere venuta qui da te. Tu sei matta. Ah, sì? Bene. E allora, perché ti scaldi tanto? Non ho mai potuto sopportare che tu ti impicciassi della mia vita. Della vita di Daniela e non della tua. Il fatto è... E tu sei sempre stata gelosa della nostra relazione. Senti, Evelyn, piantala con la commedia della scomparsa di Daniela e vieni al sodo. Cosa vuoi da me? A letto ci siamo già stati, tempo addietro. Lo vuoi rifare? Oggi non mi sento in vena. Ripassa un altro giorno. Ah,
Evelyn, per favore. Su, via. Evelyn. Su. Mary, scusami. Su, non piangere. Senti, Evelyn, se tu volessi, potresti aiutarmi. E come? Non lo immagini? Dovrei ritirare la denuncia, è così? Non ti sembra che sarebbe più logico? Sei un essere spregevole. Ma te la farò pagare cara. Io so tutto di te. Ora non c'è più Daniela che mi trattiene. Non avrò più nessuno scrupolo, sta sicuro. Ti perseguiterò finché vivrai. Puoi contarci, Andrea. Professor Valenti, mi scusi, cercavo proprio lei. Purtroppo sono costretto a disturbarla ancora, è una cosa importante. Ho delle visite urgenti, ispettore, e non vorrei perdere troppo tempo. Ne perderà solo un po', nel suo interesse. Mi dà un passaggio? Va bene. Grazie. Purché si faccia in fretta. L'etica professionale non prevede che i malati aspettino. Amore, a me quando mi tocca. Venga, signora, si accomodi. Prego, sedetevi. Professore, visto che la signora insiste su una certa versione dei fatti, ho preferito creare ora questo incontro nella speranza di non doverla importunare più. Dunque, lei afferma di non aver visto la signorina Daniela Gherardi il giorno che è scomparsa, ma di averla sentita per telefono, vero? Non è solo una mia affermazione, ma è la pura e semplice verità. Bene. E cosa vi siete detti in quella telefonata? Ma niente di importante. Mi ha chiamato in clinica semplicemente per domandare come stavo. È sicuro di non aver nulla da aggiungere?
Magari qualche particolare che le è sfuggito. Le assicuro che posso ricordare perfettamente il contenuto di una telefonata ricevuta solo pochi giorni fa. E tuttavia, scusi, se insisto, è perché secondo la versione della signora potrebbe esserle capitato qualcosa di grave e quindi noi saremmo costretti a prendere in considerazione anche l'ipotesi di un omicidio. Lei è padrone di prendere in considerazione tutte le ipotesi, ispettore. Ma non vedo cosa possa volere da me. Capisco le sue ragioni, ma... Ispettore, io ho sentito che litigavano per telefono. È stata una scenata tremenda. Povera Daniela. Se ne voleva liberare. L'ha minacciata. Ma poi le ha dato un appuntamento a casa sua. E non riesco a capire perché il professor Valenti si ostini a negare questo incontro. Ma perché non c'è stato? Quando l'ho lasciata, mia sorella stava venendo da te. Sono sicura di questo. Un momento. Lei dunque non ha visto Daniela uscire per recarsi a casa del professore? No, non l'ho vista. Ma questo che cosa cambia? Beh, qualcosa cambia. Ispettore, mi creda. Quest'uomo è capace di tutto. Le consiglio di moderarsi. Questa faccenda è diventata decisamente ridicola. Lei, ispettore, mi ha trascinato illegalmente in un vero e proprio confronto. Qui, secondo il codice, dovrebbe esserci il mio avvocato. Senta, prima di perdere completamente la pazienza, sarà meglio che me ne vada. Ma perché l'ho lasciata andare? Cosa avrei dovuto fare? Arrestarlo? Mi apre? Vengo subito. È lei che ha telefonato? Sì, sono io. Thank you.
Finalmente. È mezz'ora che sto suonando. Temevo ti fosse accaduto qualcosa. No, mi ero addormentato sul terrazzo. Però potevi avvisarmi. Ho provato a farlo, ma da qualche giorno non fai che staccare il telefono. Forse ho fatto male a venire. Non volevo dir questo. Allora potresti farmi entrare. Ah, certo, scusami. Non farci caso, sai. Sono un po' distratto, ecco. Lo vedo. Hai cenato? No. Ci penso io. No, non importa. Non ho fame. Ti preparo qualcosa da bere? Ah, sì, grazie. A proposito, oggi c'è stato un ricovero urgente. Se ne è occupato il dottor Righetti. Credo si tratti di un caso di cirrosi epatica. Poi ti hanno telefonato dal ministero stamattina. Credo per il finanziamento della nuova clinica. Sono sicura che la commissione ha approvato il progetto. Ehi, mi ascolti? Andrea, sembra che ti dispiace. Di che? Ma dei finanziamenti ministeriali. Non hai sentito? Ah, sì, certo. È una buona notizia. Grazie. Che c'è? Qualcosa ti preoccupa? Cosa te lo fa pensare? Tu. Thank you.
senti, Lena? Mi fai fumare. Buonasera. Buonasera. Scusi se la disturbo a quest'ora, capisco che è tardi. Hanno portato questo pacchetto per lei. Hanno insistito tanto dicendo che era urgente. E chi l'ha portato? Un ragazzo. Grazie, signora. Ah, non c'è di che. Buonasera, professore. Buonasera. Foglia della pianta che sta di là. Che roba è, Andrea? Cos'è? Per favore, lasciami in pace. Anzi, guarda, è meglio che te ne vai. Vattene, ti prego. Teme è possibile, ma non vi è alcun mezzo per dimostrarlo. Ispettore, mi creda, Daniela non si è mai assentata per tanto tempo senza darmi notizie. Il professor Valenti sostiene il contrario.
È falso. Daniela non farebbe un passo senza di me. È ancora una bambina. Mica tanto. Apparenza, solo apparenza. La conosco bene. Se non è tornata, deve esserle successo qualcosa di irreparabile. Ne sono sicura. Senta, prende qualcosa? Un caffè, grazie. Due caffè, per favore. Subito, signora. Credo invece che il professor Valenti abbia ragione. Se ne sarà andata per rimanere un po' sola, per ritrovarsi, come si dice. Molti giovani del resto oggi lo fanno. No, non ha senso. Senza di me Daniela sarebbe perduta. Per lei sono più di una madre, più di una sorella, più di un'amica. Anche più di un amante? Non ha alcun bisogno di amanti. Gli uomini pretendono sempre e non danno mai, egoisti come sono. Se non ci fossi stata io, chissà quanti avrebbero approfittato di lei. Poi è cambiata da quando ha conosciuto il professor Valenti. Quell'individuo l'ha portata alla rovina. Secondo me, i suoi sospetti sono infondati. Lei ha denunciato la scomparsa di Daniela. Ed io sto facendo il possibile per rintracciarla. Non escludo il peggio, ma da qui ad accusare il professor Valenti non ci sono elementi. E poi mi creda, non le conviene mettersi contro di lui. Ha amicizie molto potenti. Ah. E qualcuna è arrivata fino a lei. Ho qualcosa da mostrarle, ispettore. Qualcosa che ho scoperto sul professor Valenti. Ecco, questo è l'uomo che i potenti proteggono. Chiamo subito. Sì, grazie. Tu mi credi, vero? Sì, tu sei l'unico che mi crede, lo so. Caso umano pietoso, ma non raro. Accade spesso, infatti, che una ragazza arrivi vergine al matrimonio e ne subisca un grave trauma. Tanto grave da doverla rinchiudere in manicomio? Quando il marito la condusse nella nostra casa di cura, le sue crisi erano frequentissime, quasi ininterrotte. E lei sostiene che la causa di questo trauma così grave siano stati i suoi rapporti intimi con il marito? Anzi, direi meglio, il suo primo rapporto intimo. Vede, una ragazza in cui i bisogni naturali sono stati repressi così a lungo può provare durante il suo primo rapporto delle sensazioni tanto violente da scuotere l'equilibrio psicofisico fino a comprometterlo. E poi naturalmente concorrono altre cause,
la liberazione improvvisa da ogni vincolo morale, il fatto stesso di sentirsi protetta dalla legalità del matrimonio. Lei lo sa, da noi l'educazione è fin troppo rigida. Sicché il professor Valenti avrebbe sposato una ninfomane. Beh, detto in parole povere. E a questo punto l'unica soluzione per lui era quella di farla rinchiudere. L'unica soluzione? O forse la più comoda. Cosa intende dire? Ecco, ammettiamo che io le dica che tutta questa è una montatura del professor Valenti, il quale sposa la figlia di un illustre e ricco clinico, col matrimonio assesta la sua posizione e alla morte del suocero eredita le sostanze. Poi si crea un potere personale e si libera della moglie con ammirevole disinvoltura. E io le rispondo che decisamente lei è vittima di una deformazione professionale. Crede che tutti siano delinquenti. Come lei crede che tutti siano pazzi. Tuttavia, fra noi c'è una piccola differenza. Lo credo bene. Già. Io ho bisogno di prove per rinchiudere i miei delinquenti. Anch'io posso provare che la signora Valenti era malata quando è stata rinchiusa in questa clinica. Lei può solo provare che la signora Valenti era morbosamente attaccata al marito. Cosa abbastanza normale. Se l'immagina lei quanti mariti italiani metterebbero le mogli in manicomio? Il professor Valenti non aveva altra scelta. E nemmeno lei. Abbiamo dei documenti dai quali risulta una strana coincidenza. Lei è direttore di questa casa di cura da 5 anni, esattamente da quando il professor Valenti vi ha fatto rinchiudere sua moglie. Le sue insinuazioni sono offensive, ispettore. Assurde e offensive. Ma prima di chiederle di liberarmi della sua presenza, tengo a precisare che grazie alle nostre cure la signora Valenti è tornata perfettamente normale. Tant'è vero che, come le ho detto, l'abbiamo dimessa ed ora è libera. Libera. Buongiorno, professore. Buongiorno. Dov'è? Sulla seconda. Pronto? 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 Qui non c'è nessuno. Chi era? Non lo so, una voce di donna. Ha detto che era urgente. Sì, sì. No, vai sicuro. Tutto bene? Sì. Alla salute. Cinci. Ora mi crederà. Chi ha dato quelle chiavi? Daniela, se ti interessa. Se qualcuno ti ha fatto del male, siedi sulla sponda del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai il suo cadavere passarti davanti. Lei ci crede davvero ai proverbi? A volte mi hanno dato ragione. Vede, lui appartiene alla categoria dei privilegiati. E purtroppo con loro bisogna agire con una certa cautela. Forse sono stata troppo impulsiva con lei. No. Al suo posto avrei fatto lo stesso.
Evelyn, io... Sì? Niente, niente. Mi scusi, signorina. Sì? Un ragazzo ha portato questa lettera per il professor Valenti. Grazie. Prego. Buongiorno, sorella. Buongiorno. Il professor Valenti, per cortesia. Mi dispiace, non è in clinica. Sa mica dove posso trovarlo? Veramente non saprei, è uscito da pochi minuti. Buongiorno, grazie. Va bene, facciamola finita. Però quali garanzie mi dai? Voglio indietro i negativi, capito? Pronto? 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 Buongiorno. Il professor Valenti è in casa? No, è uscito poco fa. Grazie. $198, $199 e $200, ecco. Bene, grazie, Micacci. Ecco, grazie. È tutto in regola, professore. Bene, penso che non manchi nulla. Se vuol controllare. Non c'è bisogno, grazie. Arrivederla, direttore. Arrivederla. Mi dia la centrale, per cortesia. Ho fatto più presto che potevo. Prego. Thank you.
Sì. Ma chi è? Pronto. Pronto. Blocca da quella parte. Là, Bischer! Voi due con me. Valenti! Professor Valenti! Apra! Sappiamo chi è in casa. Apra! È meglio per lei. Si decida! Ispettore, ci penso io. Avvisa la centrale. Tu non ti muovere. Figlio di puttana. Non l'ho uccisa io. Non ho ucciso nessuno io. Solo una cosa mi è rimasta da chiarire. Che fine ha fatto tua moglie? Da quando è uscita dal manicomio dove l'hai fatta rinchiudere, nessuno ne sa più niente. What?
La chiudo io, signorita Lenda, la chiudo io. Esatto, bravo. Signorita Daniela, nessun problema? No, Pedro. Dove è in ordine? Il mare era limpido? Dimmi la mano, la giudo. Grazie. Grazie, Pedro. De nada. Señoritas, ¿qué hacemos? ¿Levamos el ancla? Existe un lugar bellísimo de la otra parte de la isla. No, basta per oggi. Ah, bueno. Aspetta, ti aiuto io. Mi accendi una sigaretta? Cosa farai dopo questa vacanza? Non lo so. Forse deciderò di ritornare a casa. E Andrea? Credi che avrà confessato tutto? Dovrà almeno ammettere di aver ucciso la moglie, anche se per disgrazia. Andrea aveva tenuto nascosta l'esistenza della moglie, perciò nessuno sapeva che era tornata da lui. Dopo la mia scomparsa, Evelyn lo accusa di avermi uccisa. Noi eliminiamo Evelyn e il gioco è fatto. Ingegnoso, no? Povero Andrea. Con noi ci ha rimesso tutti i suoi soldi e la sua libertà. We'll be right back.